to take Rodriguez through his Calvary. Dovevo accompagnare Rodriguez lungo il suo Calvario, capisce? Ed ero molto affascinato dalla storia di quell'uomo, di quel sacerdote che aveva un grande potere, l'idea di portare il mondo della fede universale nel mondo asiatico, che ha una cultura così diversa. E fino a che punto conosci quella cultura? Come la affronti? Secondo i parametri occidentali? Questo è il conflitto che si produce nella storia. Questo film si intitola Silence. Io credo che questo silenzio sia una metafora anche dell'oggi. Ultimately he begins to learn. Alla fine lui capisce. Quando si interroga sul silenzio di Dio, capisce che Dio è nel silenzio. Che Dio, che Cristo è lì, nella sofferenza, con lui, accanto a lui, nel silenzio. Non lo ha mai lasciato. E Rodriguez a un certo punto comincia a dubitarne e dice: tu non mi rispondi. Non ha intenzione di rispondermi e comincia a ridere a crepapelle, come un folle. Ma alla fine capisce che Dio è nel silenzio. Io prego, ma sono sperduto. Alla mia preghiera risponde il silenzio. Nello sguardo del Salvator Mundi sembra celarsi lo stesso mistero custodito dalla Mona Lisa, un enigma reso ancora più affascinante se si pensa che i dipinti, secondo gli esperti, sono entrambi frutto del genio di Leonardo da Vinci e che presto si ricongiungeranno al Louvre di Parigi. Fino al 31 marzo, però, il Cristo Salvatore sarà custodito nel Museo Diocesano, nel complesso monumentale di Donna Regina, nel centro antico di Napoli. L'opera, databile intorno al 1499, fu probabilmente dipinta da Leonardo per un committente privato. Del Salvator Mundi esistono diverse copie nel mondo, ma quella in mostra a Napoli, secondo il maggiore esperto vivente di studi da vinciani, Carlo Pedretti, è l'originale. I nodi vinciani che ci sono sulla stola, i rivoli del panneggio, della manica, così come sono rappresentati i capelli e lo sfumato, ovviamente, e anche il chiaroscuro della parte anatomica del petto sono degli elementi fortemente indiziari. Poi certo ci sono dei caratteri che un po' disturbano questo dipinto. Il Cristo è raffigurato frontalmente e a mezza figura, come tipico dell'iconografia. Mentre leva la mano destra per benedire, nella sinistra è poggiato un globo, simbolo del potere universale. Questo risplendente globo vitreo è raccontato e rappresentato con una vivacità ed una armonia che non può essere assolutamente pensabile nelle corde artistiche di un allievo di Leonardo. I visitatori della mostra potranno ammirare anche altri capolavori del maestro Da Vinci e della sua bottega: il Cristo benedicente, il Cristo fanciullo e tre fondi grafici, il codice corazza, il codice fridericiano e il testo Napoli antica e moderna. Ma l'attenzione è tutta concentrata sul Salvator Mundi e sul mistero della sua attribuzione. Dal punto di vista artistico è l'avvio anche di un approfondimento della ricerca per l'attribuzione. Dal punto di vista umano ci auguriamo che questo volto benedicente benedica Napoli, tutti quanti noi, ci faccia ritrovare il senso dell'umano che tante volte è andato perduto.